Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nostro nuovo video qui da EICMA 2022. Siamo all'interno del padiglione Yamaha, dove andremo a vedere la nuova Yamaha R125 2023. Eccola qui all'inizio tra tutte le super sportive della casa, la piccolina, guidabile ovviamente, quindi già dall'età dei 16 anni. Partiamo subito dal prezzo: sarà disponibile a partire da 5.799 euro franco concessionarie. Lei rappresenta una tra le icone, appunto, per i più giovani, i giovanissimi, per potersi mettere a casa un qualcosa che sia un concentrato di sportività, per quanto abbia soltanto 15 cavalli. Ricordiamo, appunto, parliamo di una 125 per la precisione di cilindrata, con 15 cavalli di potenza sviluppati a 10.000 giri e una coppia di 11,5 Nm a 8.000 giri. Il carter è in umido, ovviamente l'avviamento è elettronico e il consumo di carburante dovrebbe essere attestato, almeno questo è il dato che dichiara la casa, a 2,1 litri per ogni 100 km. Come vedete, è tanto l'interesse per la nuova R125 per questo 2023. Ovviamente dal punto di vista estetico le immagini stanno parlando molto di più rispetto a quello che potrei aggiungere io, quindi continuo a snocciolarvi quelli che sono i dati tecnici di questo modello. Il telaio è il Delta Box in alluminio ed abbiamo una vancorsa di 95 mm. Le forcelle sono all'anteriore sospensioni a steli rovesciati da 41 mm ed abbiamo un'escursione anteriore di ben 130 mm. Il disco invece è un disco idraulico da 292 mm. Eccolo qui, magari spostiamoci da questo lato così da mostrarvi anche la pinza. Eccola qui. Mentre il pneumatico, ovviamente sia all'anteriore che al posteriore, da 17 pollici, troviamo un 185 R17 MC. Al posteriore abbiamo invece un'escursione delle sospensioni di 110 mm, il mono centrale, eccolo qua, così da potervelo mostrare meglio, perfetto. Mentre sul lato destro, un po' nascosto, il disco freno è da 220 mm. Terminale di scarico molto sobrio, collocato abbastanza in basso per bilanciarne i pesi durante le dinamiche di guida. Posizionamento della sella, che in questo caso non nasconderà un spazio, al contrario lo nasconde il sottosella del passeggero, che in questo caso purtroppo è chiuso e non posso mostrarvi, ma ovviamente la capacità di questo vano è veramente ridottissima. L'altezza della sella invece del pilota è di 820 mm dal suolo, mentre l'altezza minima da terra, ovviamente essendo una sportiva, è più bassa rispetto ad altre, siamo a 160 mm da terra. Il peso complessivo di questa R125 è di 144 kg. Io personalmente, poi, in questa colorazione blu Yamaha, non riesco a chiamarla in altro nome, scusate un attimo la mancanza di termini, la trovo veramente molto bella. Il colore ha il nome tecnico come Icon Blu, però è veramente veramente molto bella. Sicuramente rappresenta sempre e rimarrà sempre una tra le più ambite nei giovanissimi. E voi? Voi cosa ne pensate di questa Yamaha R125? Quasi dimenticavo, aggiungo altre informazioni al riguardo. La strumentazione è uno schermo TFT da 5 pollici che riprende quelle che sono le estetiche della Yamaha R1 ed è dotato di connettività dello smartphone tramite Bluetooth. Il manubrio e gli interruttori riprendono anch'essi le tipologie di quelli presenti su R1, mentre il faro anteriore e le luci di posizione, che sono ovviamente tutte full LED, sono ispirate al modello R7. Veramente, veramente bella, ragazzi. Io non so che altro aggiungere. La trovo super cattiva e adesso ancora più vicina alle sue sorelle maggiori R1 ed R7. Scriveteci qui nei commenti qual è il vostro pensiero al riguardo di questa baby sportiva di casa Yamaha.
iscrivetevi al nostro canale, fateci sapere appunto tutto quello che vi interessa, così da portarvi nei prossimi contenuti ciò che per voi è più importante. Attivate la campanellina per ricevere le notifiche appunto sull'uscita di questi video e seguiteci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, TikTok, non perdendo anche il nostro sito www.wedrive.tv. Alla prossima!